ci siamo spostati all'interno della chiesa della Santissima Trinità, giusto, sì. Suor Bernardetta? Alle nostre spalle c'è il corpo della vostra fondatrice, un'urna bellissima che racchiude questo corpo e che vi lascia anche l'eredità che lei ha lasciato a voi, quell'eredità che vi ha lasciato anche Giovanni Paolo II nella beatificazione, giusto? Sì, infatti il Santo Padre, quando ha beatificato Maria Domenica, l'ha presentata alla Chiesa e al mondo proprio come l'immagine del buon pastore, vigile, attento, premuroso, verso gli ultimi, verso gli emarginati, perché il suo carisma è proprio questo. Subito dopo la morte del marito, lei ha sentito questa ispirazione forte di dire: dove sono qui i crocifissi di oggi nella mia città? E subito ha scoperto che, nonostante che Lucca avesse già un ospedale, degli ospizi, fosse all'avanguardia in un certo senso per la sanità, però nelle case c'erano delle persone che abbandonate, che si lasciavano morire senza nessuno. Qui voi conservate, oltre al corpo, anche una reliquia, forse una delle più insigni, proprio perché è la reliquia del cervello. Lei prima, quando l'abbiamo vista insieme, mi ha detto: sì, per una donna la reliquia del cervello è una cosa importante, soprattutto perché... Perché noi diciamo che in Maria Domenica vediamo con la reliquia insigne del cervello intatto, vediamo proprio l'intelligenza del cuore, prende l'intelligenza della carità. Quindi San Camillo ha intatto il cuore intatto, lei ha il cervello intatto, ma si accomunano, l'intelligenza del cuore prende proprio il cervello. Purtroppo abbiamo finito il tempo a disposizione, però io voglio farle un'ultima domanda, Suor Bernardetta. Qual è l'eredità che ha lasciato a voi? Qual è il vostro messaggio che portate tutti i giorni, ancora oggi? Il messaggio principale è questo: amate Dio, amate le sue creature, specialmente se bisognose o inferme, amatevi tra voi. Ecco, perché Cristo, dice lei, è sempre in mezzo a noi, e quindi questa comunione è come dire, il messaggio che noi portiamo nella Chiesa e nel mondo, e l'amore, la passione, il suo cuore appassionato per gli infermi, perché lei ci dice: con cuore modellato su quello di Gesù assistere gli infermi. Io ti ringrazio, Suor Bernardetta, perché stamattina abbiamo conosciuto una nuova beata che appunto ci porta agli ultimi, ma i tuoi occhi ci hanno portato davvero quell'amore che voi tutte testimoniate. Lucia, da qui, da Lucca, è tutto, a te la linea.